Grazia, Alexander e la vita era molto più semplice quando onoravamo il padre e la madre, piuttosto che le principali carte di credito. Robert Orben. La gente è il più grande spettacolo e non si paga neanche il biglietto. Charles Bukowski. L'inganno, la truffa, il ladrocinio sono le piaghe della società. Attenti a chi approfitta dell'ingenuità e della buona fede. Non restiamo a guardare. Pensiero della gente. Che io prima delle 10 da casa non posso uscire. E poi
Ma voi mi avete fatto tutto il repertorio dell'Ottocento. Ah, niente, niente. Va a finire che mi cercate pure il supplemento? No, non mi preoccupate, non mi preoccupate. Ma voi avete visto stesso voi? Io vado proprio in trance quando ascolto quella musica. E che devo fare? Ma voi siete capitati pure in un giorno particolare, avete visto? Siamo in fase di trasloco. Allora l'orario che voi arrivate di solito non è la propria cosa. E perciò vi ho chiesto il piacere di venire a quest'ora. Ma adesso accomodatevi, io subito vi spiego. Speriamo che sia la volta buona. Certo, certo, certamente. Ah, che vi devo dire, signora mia bella? Ci vuole pazienza. Se non fosse per quelle mie tre povere creature, è da mo' che l'avrei abbandonata, mio marito. Vera, ma che volete abbandonare? Voi dovete pensare ai vostri figli. I miei figli, sì, sono proprio tre gioielli. Aida, Figaro e Butterfly. Oh, Butterfly! Come di vedremo le mosse un fil di fumo. E partiamo, ma stanno facendo poi il repertorio? Hai ragione, ma quando si parla di Puccini, Verdi, Rossini... Oh! Io vado in estasi. Mamma mia, e mi dica, non ne parliamo più, ve l'ho detto. Se non fosse per loro, per questi miei tre figli. Vero? Ma zia, calma però. Non mi preoccupate, poi ci sto a dire niente. No, se che non maniere, fosse... che maniere che se avete. Se non fosse per questi miei tre figli. Io da mo' che l'avrei abbandonato. Io vi ho dato tre nomi di film, tre opere famose. Proprio per questo. Ma mi stava orgoglioso. Ma nemmeno al maschio avete dato il nome di vostro padre. E non si è offeso? Avete ragione. Però io ho fatto una cosa, gli ho fatto una promessa. Ah. Gli ho detto che appena prenderò un cane gli metterò il suo nome. Oh, scusate. Questa è bella davvero. Ma dicevate di vostro marito? Ma perché dite che è un disgraziato? Ma che ha fatto questo povero uomo? No, è meglio che non tocchiamo proprio questo tasto. Non lo voglio proprio toccare perché ha fatto una cosa gravissima. Ma che ha fatto, dite? No, è meglio... Avete ragione. Forse è meglio che ve lo dico. Se no, schiatto. E meglio ve lo dico. Allora, dovete sapere che mio marito lavora in una ricevitoria del lotto. Ho capito. E si è preso i soldi delle giocate? No. Aspetta, fatemi almeno prima finire, scusate. Se voi non mi fate finire prima il discorso, come vado subito a dire che cos'è? Ve l'ho detto. Allora, vi stavo dicendo, mio marito lavora in questa ricevitoria del lotto. Allora, mentre lo ha preso un'amicizia con un certo Don Carmine, però... Se voi mi interrompete sempre, e io non ve lo posso dire questo fatto. Allora, mentre io vi dicevo questa cosa qua, allora, tra me su questa amicizia. E quindi? Allora. Ho capito cosa volevi dire. No! Avanti, miei frati, all'attacco, e non fate prigionieri! Capo! No, non fate attaccare nessuno, quella papà! Papà, e quando vuoi farlo tutto in una casa, una strada, una bella prima mattina, specialmente quando hai un cliente qua in casa, che non c'è quello brutto, si viene guardato e c'è quello bianco. Povera maggiore, vera schiatta povera, non la consento questa insubordinazione, ritorni nei suoi ranghi, anzi per punizione, tre giorni a pane acqua. Papà, ma mi sono perso i sensi, io mi metto a cui pane acqua. Povera maggiore, farò finta di non aver sentito, perché dobbiamo prepararci per la battaglia. A battaglia? E le nabattate vivo tutte le mattine, tutte le mattine. Non mi preoccupate, so io come far. Il tempo che vado in cucina, ti vado a preparare la camomilla così ti calmi. No, dove andate? No, dovete stare qua. Ma ci vuole non per la camomilla? No, non mi lasciate da solo. Non mi preoccupate, non fa niente. Facciate così. Fate presto. Non dà fastidio a me. Cioè, se mi spiegate. Subito bene. Ti ho il piacere di conoscere. Come ti chiami? Palastrella. Chiatta papera, sempre della stessa famiglia. Il piacere è tutto mio. Che dolce visione di prima mattina. Voi dite? Prego, venga. Venga, mi dia la mano, si accomodi. Venga. Sicuramente la giornata mi sarà favorevole dopo questa visione. Ma mi dica... Non l'ho mai visto in questa nostra umile dimora. Ah. Come mai? È la prima volta che vieni a trovare mia figlia? No, sono venuto per altre volte. Sì, ma sempre dopo le 10. Ah, ecco svelato l'arcano, sa,
perché io per ora sono sempre di là, nella mia stanza, a preparare le armi per la battaglia. Potrei vedere nella mia stanza? Vera! Sa, io nella mia stanza ho un fucile. Il fucile? Non lo uso da tanto, ma... Meno male. È sempre pronto a sparare. Vera! Vera! Mamma, che sta succedendo? Non mi preoccupare. Non so come fare, non mi preoccupate. Generale, stiamo perdendo terreno e vite umane. Occorre vostra presenza al quartier generale. Grazie, caporal maggiore. Mi legherà subito al quartier generale. Mia cara Pallastrella, il dovere è la patria prima di tutto. Sì. Mi dispiace di non poter conversare con lei. Alla prossima. Arrivederci. Vera, quello vostro padre non sta affatto bene. Ma come, mi vuole fare un fucile a me? Perché c'è di strano? Quel mio padre è un generale in pensione. Sapete, nella sua stanza c'ha tanti cimeli da lucidare, c'ha fucili, pistole, cannoni. E le decide quando sta solo. Non lo fa niente, cosa tenevi qua? Finiamo questa benedetta pettinata qua. Vediamo che un matrimonio. Vediamo se visto che battaglia una mattina con mio padre in questa casa. Mia. Non vi dico proprio. A proposito. Ma che stiamo dicendo? Dicevate di vostro marito. Ah, sì. Sì. Mio marito. Lavora da tanti anni in una cimitera del lotto. Ti si è fiato tutti i soldi. Ti si è fiato tutti i soldi, l'avete detto voi. Scusate. Io vi stavo dicendo che ha intrapreso una brutta amicizia con un certo Don Carmine. Lo sapete, quelle delle scommesse clandestine? Adesso ho capito. È andato in società, si è messo sì e si è pigliato tutti i soldi delle giocate, è vero? No, voi non lasciate dire tre parole. Scusate, statemi zitto, facetemi prima parlare. Dovete sapere che si è conosciuto questo Don Carmine. Allora, mio marito ogni tanto ci dava dei numeri a caso, che secondo lui sarebbero usciti. Don Carmine si fidava di questo fatto, allora sapete che faceva? Aumentava le poste delle giocate, invogliava di più tutti i giocatori e così si ingrassava tutti i soldi. E mio marito ce ne veniva a regalare. Zitta, non dite più niente. Ho capito tutto. Invece i numeri di giocarli clandestini li giocava con Don Carmine, ho capito. Anatrella, mi chiamate sempre Anatrella. Mi avete fatto diventare una pallastrella però con questi capelli. Voi non mi fate finire di parlare. Voi perdete tempo. Io vado di fretta, se volete raccontate, accudatemi sopra. Io vado al lavoro, non mi preoccupate. Allora, mio marito non faceva niente di illegale. Perché lui ci diceva solo i numeri che lui si fidava, che ce lo cercava sempre. Allora mio marito lo faceva per lui. E ogni tanto ce li dà. Così era stato sempre fortunato che fino a mo non uscivano. Ma io ce lo dicevo, stai attento che prima o poi la fortuna ti avrebbe abbandonato. Certo, è così, dite, da davanti. Allora, poi, per farvi capire bene la situazione, vi ricordate il 22? Sì, mi ricordo. Il 22 aprile, il 47 sulla ruota di Venezia? Sì, mi ricordo. Quindi era ritardata. Allora, quella settimana mio marito ce l'ha detto, 47. Ne chi li capace? O 47. Non vi dico proprio, Don Carmine ha dovuto sborsare non so quanti soldi. Chi le può che lui possa e non ti lo passa a Moscona? Ha preteso tutti questi soldi da mio marito! L'ha preteso, sì! E la ripetiamo! Comunque, sfortuna cosa che Don Carmine è anche il proprietario di questa casa. Noi non avendo come a pagare, abbiamo dovuto lasciare la casa. Stiamo facendo lo sfratto e siamo andati ad abitare da un'altra parte. Veramente? Gesù, guardate, a volte la vita come disgraziata. Certo che state proprio inguaiate, ma vi prego, raccontatemi tutto. Non mi lasciate sulle spine, dite, e dove andate ad abitare? Ah no, questo non ve lo posso proprio dire, mi dispiace. Guardate qua come va già fatto bene. Ah, aspettate, fatemi vedere. Beh, mi avete fatto un po' patire oggi, però vi siete superata. Sì. Va bene, ditemi soltanto quanto vi debbo. 10 euro come sempre. Va bene. Eccomi qua. Ci vediamo la prossima volta. E datemi l'indirizzo di casa. Ecco, non vi preoccupate, io vi cerco io a voi e vengo a casa vostra. Ho soltanto un indizio, poi ci arrivo da sola. Non vi preoccupate. Ma datemi la zona. State senza pazzie, vuoi venire? E non può forse la giocare. Andate, scala. Non vi preoccupate. Mamma mia, che maniere che avete. Arrivederci, alla prossima volta. Oh. Mamma mia, e tu c'hai voluto. Dove sta? Mamma mia, quanto mi c'è stata? Chi lo sente se viene quell'altro?
Stanno filando il rei. Sì, l'ho visto, ma lo tolgo. Ora là c'è sta un cespuglio. Un cespuglio di peli. Ma tolgo pure quello. Pur cambio questo, sta un pelo che si sta suicidando. Asca, quando ho finito di raccoglierli tutti, te faccio mangiare un altro. Oui, ma io sono allergico ai peli, ma ce la fa. Guarda, ti allergico e se la sposa proprio una parrucchiera. E sarà stato per amore. E non voglio felicità. Mamma, mamma, come dovevi a dormire la sera? Così si scelta la matita. Anzi, sapete che faccio bene, sai che faccio bene? Ti faccio a dormire solo a te. Un po' di ottimismo. La vita è ottimismo. Il bicchiere lo devi mettere mezzo pieno. Te l'hai bevuto tutto questo bicchiere, eh? Ma buco capiamo che a questa casa c'è affezionato. Ma noi stiamo cambiando casa, noi stiamo andando all'estero. Capicina, e poi la stessa casa, uguale, identica a questa qua. Con l'unica differenza che la stanza da letto si è invertita con il bagno. Ma è tale e quale, tale e quale. Nove amici, nove persone. Ma come fa? Ma come fa ad essere così insensibile? Niente, quelli di una parte di nuova. Però non puoi dire che io non ti avevo avvertito. Io ti ho avvertito, stai attento. Stai attento che no, che la fortuna prima o poi ti abbandona, no! A capo è tosto. Isso fai guai, e io poi mi devo rimboccare le maniche e a già fare guai su. Però ti piacque che andiamo a mangiare con tutta la famiglia assieme, eh? C'entra, ma stufato, c'è e l'anello di brillante. Ma è bello questo anello, ci sta tutto il brillacchio sopra. Ma io non lo sapevo che uno li ha cantato con l'anello. Va bene, io te lo devo dire. Il primo piatto te lo puoi mangiare, o secondo no ti rimane coppa la stomaca. Fammi piacere, per favore. Ma fammi capire cosa fa, scamatino, ce li devi appiccicare, no? Perché ti devo parlare solo perché sono pronte. A frustrarti? No, a ci appiccicare. Ma faccio una cosa, non vado a preparare, me ne scendo e vado a salutare tutte le mie amiche del quartiere. Sì. Forse è meglio. A salutare tutte le amichette tu. Yeah. Ma quanta roba ci sta? Che ma voi, frate, tutto la lazza, qua! Piatti! Non toccare niente! Piatti. È tutto buono! Tutto su tizio e mamma! Nato su tizio la zia uscì! E tutto il resto dei piatti li ho presi con i punti della minoranza! E poi mangiami dei piatti di plastica! E si possono rompere! E forse la miseria, chiuso la mia un pulello a Natale! Guarda qua, tutta questa roba qua, guarda. Agemi, e pummarò in desca. Non toccare niente, la cena per domani. Ma guarda, continuare, non chiamo all'estero, ma qua vicini, i negozi stanno aperti. E io non lo so, il quartiere è nuovo. Eh sì, e che lei ci ha fatto comunicato a CISL, sto sciopero di Rutumà. Ma io non lo so, il quartiere è nuovo, non lo so, se i negozi stanno aperti, se stanno chiusi, tu lo sai. Va bene, la roba, i miei vestiti dove stanno? Là. Là. Là dove? Là. Là tu. Là. Non li vedo, dove stanno? Ma ci mettono un calzottino, un fazzoletto, una bucandina. Hai trovato questi vestiti mio? Adesso io faccio proprio i miei vestiti, Andiamo uscì, che sta scritto qua vicino. Pasquale. Ecco. E capite se non devi essere mio. Tutto il tuo mondo! Li hai compressi, li messi sotto vuoti, pure il cappotto di cacio che sta qua dentro! Ma tu poi hai agitato già che roba, tu manca dopo te! E questa roba mia, tutta la roba sta in testa, sta casa, la roba! Non qua. Serve, non serviva niente, tu non serve, Pasquale! Non serve. No. E capisci sta? Lo sta! Che è? La bomba in alto! Tutto qua che li ha pompunire la zia Luci! Guardate una volta! Mi passa niente! Ma mi sembra schifata la zia Luci! Voi ma voglio che mi sfregge, ma può! Ma vedi come ne va! Mi raccomando, prendi tutta la mia attrezzatura, mettila a posto bene e chiudi la scatola, ma raccomando! Non scassa niente! Non posso, sono allergico! Pasqua! Tu sei allergica a fatica! Buona giornata. La bomboniera della zia Lucia si è rotta. Cade se sta. Ma che cosa?
bocca. Ecco la mia moglie a fare qui. Per favore, questo è un pistacolo, sì. Ma Piero, fammi la babba. Ecco, metto una mandella, la mando lui. Babbiera, e là così fa che il cliente so io. Se mettono tu andare così e ci fanno a fare. Vera, Vera papà, mi dispiace per primo. Tu lo sai, sono un po' nervoso perché è il caso dello sfratto, non so, è il caso di tuo marito. Ah, che pazienza che ci può. Maledetti giorni che viene a chiederti in moglie. Io lo vedevo un tipo curioso. Ma io potevo immaginare che la sei attaccata ai denari. Io facevo te, stiamoci attenti che questa cosa è pericolosa. Quello se l'asso se ne accorge che non sono in ballo. Andiamo a finire tutti quanti in galera. Qui, io se lo faccio qui. Lo faccio solo per te perché ti voglio bene. Se fosse per lui, io in questo momento sai che fare. Perché in mezzo alle scuole. E dirà tutte quante, io non sono invalido! E non mi conviene! E non mi conviene, perché se no io ve ne sarete, mutasse con tutte le scale e vi faccio rociogliare, così la pensione la prendete vita naturale durante. E Pasquale, 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 la persona da cucchiano sulla bocca, vero, non vero, per amore, io sono stata la disgrazia della famiglia, ma che state dicendo? E quei quattro pidocci che vi dà lì, ma a me che mi sento? I soldi vostri non mi servono. Beh, se sono quattro pidocci che bisogno c'è di fare tutta questa farsa? Guardate, io sto ancora in tempo, Guarda, i subbicci, ma io tengo ancora forse, io tengo un cazzotto marrano. Mi faccio l'occhio marrone se non mi state zitto. Qui, ci capito, non so fare niente. Ah sì? Guardate, io ho solo una parola. Gli dava la roba vostra dietro. Ah sì, allora sì, vediamoci di te per ultimo. Voglio tutta la roba mia. Ah sì? E stacca la roba vostra, ecco qua, ve la prendo, ecco. Pasquale, Pasquale. Nonno ci... Un squadro con il grosso comune, no? Guarda qua, oh. Nonno Cipriano, nonno... Ma che c'ha messo, cadini? Di bomba a mano. E fucì. E fucì. Gli dava la roba vostra dietro. Ecco qua. Io me ne vado veramente. Allora, non mi servite. Oggi è il 22 maggio. Oggi è il giorno della liberazione. Ah, se spostano oggi, noi chiudiamo il 25 aprile. Mi sento meglio. Perché oggi è il 22 maggio. Ti è andato lì. Oggi è il 22 maggio. 22 maggio. Avvertiamo la signoria vostra che questo mese anticipiamo la visita annuale di controllo del signor Schiattapapara Cipriano per il rinnovo della pratica della pensione di invalidità. Pertanto l'appuntamento viene fissato per il giorno 22 maggio alle ore 10. Distinti saluti, dottoressa Sanguinetti. Mi me ne vado a vedere. Oh no, Aroia. Aroia, non vi preoccupate, state qua con me. A dove andate? Poi là ci sono le persone che non mi vogliono bene, questa è una famiglia. Tu stai dicendo a così perché dai veramente che davvero la dottoressa? Ma quando va? Se è stato così venale. Ah sì, ma perché tu ti sei un po' prima una cosa che? Ma ti sei scordato quando l'Inps mi ha tolto la pensione per un mese? Tu che hai fatto a nascosto me? Ah, mi hai messo a pane e dopo 15 giorni mi ha tolto pure il pane, mi hai tolto. Ehi, no, io me ne vado, voglio finire. Papà, voi ve ne state qua buono buono, perché non arriva la dottoressa Sanguinetti. Una volta che è arrivata la dottoressa, voi recitate la parte vostra come l'avete fatta sempre, che stamane ve la ritirate e la cominciate a fare a ballare il cia-cia-cia. Avete capito? Perché se no stamane... Adesso andate un poco dove volete voi. Vi andate a casa mai un po' a riposare. Ecco lei tutto sta luce. E la roba mi rimane già fatta una cosa. A capire la fa, la nava sa tutto palazzo. Quando di solito ne basta un pochino per fare la per domani, per domani. E per solito si fa quella del giorno per fare le nave. Ma io oggi mi sento buono e se rimane non mi sento buono. Fate una cosa, andate a mettere in frigorifero, quella si mandia. In frigorifero. Io adesso me ne vado.
Vaga a fare qualche osservazione, Rumi. Mi raccomando, se viene la dottoressa Sanguinetti. Mi raschino. Guardate come sono ridotto, io, un generale dell'arma, restare inerme davanti a un viscido serpente a sonagli. Vivo per dimenticare. Allarmi! Allarmi, siamo attaccati! Mamma da prigionieri, salvate donne e bambini! Mamma mia! La dottoressa, ma vi scoprì! Ah, e quale orazzo, mamma, ci scutò! Ah, chi sta? Ma che state dicendo? Ci danno per diretti, no? Dottore, vi dovete scusare perché... Ma mi aveva riconosciuta, Ma la vostra collega non è venuta, stai bene, zio? Ma che state facendo? State bevendo un pipì? Un pipì? No! Qual è il pipì? Questo è camomilla, sì. È perché noi stiamo facendo lo sciroppo, vedete, tutto lo sciroppo. Non ci sono i piccini. E allora ho trovato questo contenitore, che tiene pure una bella cosa. Se beve pure meglio, guarda. Bravo. Ma raga, ma che schifo, se beveva pipì, tu metti scuro, su, via, giù. Ma che passata, papà, non te la cammo fin da me! Ma quella cammo fin da me, è un po' povero! Questo è dischio! Impertinente! Sapete che faccio? Vado dalla vostra dottoressa, dal vostro capo, e di che vi siete bevuto tutto il mio wish! Ah, sì? Sapete che dico? Vado dalla vostra capo e dico che siete una persona assai simpatica. Bravo! Ma Pasquale è rosto! Pasquale? Pasquale non c'è, Pasquale è sceso! Però mi ha detto potete parlare con me, io sono diretto interessato. Con voi? Ma voi chiesti sono diretto interessato, ma non Pasquale faccio con voi! Ma dico con voi, Pasquale! No. Dovete sapere che mia figlia è sposata. Col genere, che sarebbe poi? Il genere l'alimento! Signore! Sarebbe! Il marito di mia figlia! Ho capito, no, voi state buoni casa! Non sento, ricada, sono buono, adesso che mani che vanno buoni, vanno per fare tre l'ora! Ma guarda la durata! Oh no, voi vado a ricoverà! Ma quella pensione, io vi posso dare molto di più! Allora voi siete una santa, siete una benefattrice, siete! Ma guarda questo qua sale da casa, vi ho perso un whisky, ma sei mai cazzo, sì, mi sono buono! Comunque, sentitemi a me, io mi posserà la felicità! E come vi permettete? Io sono una persona di un pezzo! Ma capite! Ratami una mano! Ok, ma mai giusto? Non si giorno mai giusto, è da stato per cavoli, cavoli, cavoli! A se non piace! Voglio che sta manacca, che sta... Ma ci capi! Volete vedere se la cosa è peggiorata? No. Aspettate, passi un momento! No, non sa dove, papà, vallo! Andiamo bella a stare! Ci rimarrei? Ratami sta mania, ratami mamma! La di mamma, ne la di mamma. E però state va bene, ma c'è girato, piamba bene. È buono, ti sta bene. Che da... Tu culo. Iveca! Iveca! Ah, è fiatta, è fiatta. Paci donzi! I vecchi sono chi ti può mangiare la fiatta, ci pare il vecchio. A c'ha la girama! Paci di imbrugliare! Ma dai, ma che è lei? Andiamo bene. Allora. Marò, e quante linee che ci stanno? Che sta camera a più loro. Oh, guarda l'arrivo, guarda. Devo care! Voi siete un uomo fortunato! Ehi, tenete una bella mano! Mi devo aprire quando ero giovane! Avete bisogno solo di una spinta! E sta spinta, la pozzerai! Datemi 50! Ma 50 euro, mi sono mica già dato, sono solo 50 euro a buco. Datemi 50 euro! Non si capito, è già una mazzetta. Ma non signore, datemi soldi e io me ne faccio guadagnare più assai. E come faccio? Non che i numeri! E i numeri? Ehi! Ma perché tutta la gente che andava per la pensione? Ma sto capendo! Quelli di 50 euro, i numeri, la spinta! Per saltare alla fine. No, non ce ne fa niente. Io sono un generale, una persona di un pezzo. Non ho mai fregato nessuno. E figuriamoci se frego l'Inps. No. Però, se una cosa può servire per la causa. E
È bravo nonno, è bravo. Chiudi degli occhi. E mo ripetita, apriessa. Aspettate un momento, mamma, sei un mercato. O non amana malatella, amana rognatella. Ripetite. Amana malatella, amana rognatella. Bravo. Mana malata, mana rugnata. Mana malata, mana rugnata. Bravo. Mana malata, mana rugnata. Mana malata, mana rugnata. O vieni poverino, o vieni malatella, a pumarà la rossa, con pepe e miscela. Su una tezza voglio, tu cadere un miscela, che quando a Natale, la sua bamba niente. Giù. Mana malata, mana rugnata. Non ho questi numeri e amici ti assicurate. Giù. Yeah! Giù! Ma come mi ha dato la mangiù? Amaretto! Ma mi piace la musica! E già, ma ci vedo zio, mi ha sentito, però! E già, ecco! Giù! Ma siete simpatici! Grazie! Ma si sapeva che era così facile. E chi io facevo l'accordo con quello delinquente? Mi è passato un momento, però. Cadafa! Adava questo po'! Non ti No. Alla tinta là. Oggi nasce una bella bottiglia di cognac. Bravo! Mamma che dieci, cadì. A così facevo un bello brindisi sia tu. Bravo, ci vuoi! Ciao! Finalmente si è venuto, finalmente ha tutto bruciato! Voi che ci fate in casa mia? Ci fa? Andate via! Iacca non mi muove, tu sai pure perché! Se tu non te lo vai, devo tutto ciò! Ah, sì, andiamo qui! Mettete un attimo da te! Prego! Ti dico una cosa a Pasquale! Ma loro ti devo finire oggi che vuoi stare tutto quando vei ciò, sì! La dottoressa Nasa, ma che stai alzata a cucciare? Signore, ma era dopo il numero, posso un bacio? Guarda, facci fatti la mamma, entri zio. Sì. Ma un trasloco lo stesse facendo male. Andatevi a riposare un po', ok? Ci capito? Capito? Fate una cosa. È così poco è rimasto. È agitato, perché io non ero buono. Fate una cosa, andatelo a fare un poco fresca. Il fratello parla con la dottoressa dell'altro. Allora vado a fare fresca. Andatelo a fare fresca. Ma che? È venuto qui a cominciare un chiss. Mi ha va! Accanto no! E che ci dica se viene mogliere, ma che è venuta la cartomante a fare il servizio a domicilio. Ma tanti anni che ti a Sam! Uè, io a caro non mi va che se tu non mi che le mi aspetta. Che si aspetta? Aspetta, faccio vedere che ci aspetta. Ah, non mi aspetta di! Ma il numero però te lo sapete di migliaia, capitano! Ma è questo, aspetta di, sta qua, Uè, sta attento! Ti porto a Sam, però a me sorda! Non mi aspetta niente a te. Ah, non mi aspetta di? No. Ma tu ti dirà vado per il numero delle sapete migliaia! Le maledette nulla. Ah, ma sono maledette, ma guarda la giornata però ero contento. Ma che contento è contento, quindi sono stata disgraziata. Ma come sono stata disgraziata? Ma come lo faccio per me? Ma ti sei scordato che vinti lui aprile? O numero che ti ha giurato è stato prima letto non parlo di Venezia. Ma come si può fare? Prima ha ingarrato un numero. Ha ingarrato prima letto, ma ingarrato. Non sei contento. Ma devi essere contento, ma non vedi che ci perso pure la casa. Ma vedi, ma io non capisco. Uno è contento quando è il numero che hai anche non riesce. Ora da siete! Basta! Coppa cristalleria e mugliere, ma! Sicché la vede per il coso scassato, siete quando verci. Siete, non fornisce così. Il catorno. Mi faccio trovare. Ah, non ti trovo, e perché non mi fai trovare allora? Cambia casa. Ah, cambia casa, io ti trovo stessa. Sta attenta perché io sono potente. E io sono potente. Ah, sì? Non ti preoccupa. Mo, all'istante, stai a stemma, voglia tutto qua. A te, mugliere, o vieni ubriaco. Danna scamazza sotto ad un tratto. Mo, all'istante, stai a stemma, voglia tutto qua. A te, mugliere, o vieni ubriaco. Danna scamazza sotto ad un tratto. Giù.
prova a chi? Ma guarda un po', guarda un po'. Ci mancava pure la cartomante, devo tirare vecchia sti. Oh. Dopo che calma, dopo che tranquillità in questa casa. Oh. Eccellente! Chi è? E sono la dottoressa Fallimenti dell'ASL! E ci siamo già visti l'anno scorso, l'anno prima e l'anno prima ancora! Dottore, ogni volta che ho venuto mi faccio sempre una potente paura! Comunque sono qui per la verifica annuale dell'invalidità, presunto meno, del vostro caro suocero, del signor Schiattapapera Cipriano. Presunto? Accertata, volete dire? E questo è da vedere. Dottore, dottore, ma non lo vedete come sta combinando quel povero? Tiene quel problema, c'ha. E poi ogni volta voi venite e ci mettete pure un carico di cinta. E non si fa così. Sentite, signor eccellente, questo è il mio lavoro ed io lo svolgo con molta precisione. A me non sfugge niente e devo essere sempre pronto ad eventuali truffe che si possono verificare ai danni dell'INPS. Io, ogni volta che entro in questa casa, sento nell'aria un odore di pulito, perché modestamente, moglie, me ne ha pulito. No! Sento puzza di imbroglio, ma purtroppo non ho le prove. Ma prima o poi commetterete qualche passo falso ed io vi aspetterò al varco. Dottore, voi dite sempre la stessa cosa quando venite qua e puntualmente venivate cariche meraviglie. Ah, allora vi ricordate di me? Ecco, vado alle chiacchiere. Dov'è il paziente, forza? Oh, come? Ve lo vado subito a chiamare. Ma come siete impaziente? E facile avere una rasata ogni tanto, ci fate una battuta. Me lo chiamo subito. Certo. Papà! Sta un attimo in bagno, sta facendo un attimo un po'. Papino! No, è quello sta facendo le... Papà! Ehi, Pasqua! Ma perché tutta sta gentilezza? La dottoressa è l'asso, fai una mano, parla la vostra, Pasqua. Non è giunta la dottoressa. Ma a me se ne è giunta, sta qua la dottoressa all'asso, sta qua. È più scuro questa roba. È che da poco, non t'avevo rosso qua. La vista roba male. È andata a parlare con la dottoressa dell'asso. E la vado a visitare, mi raccomando. Dottoressa? Sì. Dottoressa? Il nonno sta qua! Il nonno sta qua! Buongiorno signor Cipriano! Un'altra volta. Come sta? L'asso mi ha mandato a visitarla. Un'altra volta, dottore, non ci siamo messi d'accordo già prima. Ma che state dicendo? Ma quale altra volta? Come mi ha dato pure i numeri. I numeri? Ma quali numeri? Ma cosa dite? Io non capisco. Ma non è, sta peggiorando, giorno per giorno, si scorda il coso. Cominciamo con questa visita, su. Cominciamo. Alzate le braccia. Ma che state facendo? Ho detto muovete il braccio. Dottore, ma che da muovere sto povero vincio? Ma che sta scritto? Lutes caffo! Non vedete come sbatte sana sana? Certamente siete voi che glielo mantenete! Chi ci mantengo? Ma che state dicendo? Controlliamo i riflessi! Controlliamo i riflessi! Ma che state facendo? Ho avuto la vaga sensazione che il signor Cipriano mi avesse sfiorato il fondoschiena! Ah. Il signor Cipriano il fondoschiena vostro? Sì! Ma non vedete il coraggio come sta combinando? Appunto, il braccio! Come l'impressione? Allora gli funziona bene il braccio! Sì. Continuiamo. Allungate le braccia. Ha dato noi. Ma che state facendo? No, niente, quello è il nonno ogni tanto non si sente bene, lo devo mantenere. Quello poi va visto il foto che è. Ah, ho fatto la prima da remoto. Oh, ah! Oh, signor Cipriano, siamo qui ai tuoi. Ma io non credevo che le fosse peggiorato così tanto. Su, ce la fa reggersi da solo, ti prendo i documenti da firmare. Andiamo! Avete fermato o no? Eccellente, ma siete impazzito! Che non si ripete mai più, altrimenti! Altrimenti? Chiamo la polizia e la faccio arrestare! Dottore, io pensavo di la pensione! Smettetela! Dove eravamo rimasti? Su. I documenti da firmare. Ah, certo, i documenti. Prima la firma. Mettiamo questa firma a questo documento. Via i documenti, dottore. Ecco mettiamo qua. La firma, forza. Vedo che vedete bene dove si deve firmare. Ma quest'anno le cose sono cambiate, sapete, con la nuova riforma sanitaria. La firma la deve apporre anche il parente più vicino. Non c'è un problema, firma io. Non potete, voi non siete il parente più vicino. Ma se volete, ma braccio pure, più vicino è così! Smettetela!
la firma la deve apporre la figlia del signor Cipriani. Su, andatela a chiamare, così concludiamo questa faccenda. Chi era? E c'è. Non c'è, è uscita. E poi non può firmare perché mia moglie è ignorante. È un'ignorantona. Ha fatto 4 volte la sigla e è stata bocciata 3 volte. Ma non sa scrivere. Ma guarda mai, dottore. Quello vero è una cima. Una cima era uoco, state zitto. No, mia moglie non sa scrivere. Firmo io, non vi preoccupate. No, ma non potete, volete andare in galera. Sei buona, dottore. Tu non sei nessuno, sai così. Siccome chi li fa su lettere, ho pisciato un altro, si attendiamo un pizzo. E va bene, ma la telefono! Chiamate vostra moglie! Sapete, dottore, io ho comprato un telefono di ultima generazione. Questo qua, dale qua. Questi qua che fanno i selfie. Siamo a fare un selfie. E facciamo? E carne, poi me lo mando un WhatsApp! Mi WhatsApp! Ma come so a fare? WhatsApp di tutto quanto! Adesso vi chiamo mia moglie. Squilla, sta squillando. E risponde, grabbi. Pronto, Vera? Pronto. Io sto cercando mia moglie Vera, me l'ha passata. No, come chi è? Chi siete voi che rispondi la vostra mia moglie? Ehi, ma come lo permetti, sì? Ma come dormire? Ti vengo là di scasse e corne, capito? Mi passa a mugghiere! Asciò! Che? No, dovete lasciarmi stare un attimo, sta uno a posto di mia moglie che sta dicendo chi è? Ma che sta pazziando? Chi sei tu? Pasqua! Mi passa a bere, mi passa! Là c'è stato uno padrone a bere! Ma come uno padrone a bere? Pronto! Mia moglie si è scordata il telefono! E facciamo una cosa, aspettiamolo un po', quella torna. E che facciamo? La sala d'attesa qua? Senti, io non posso perdere tempo, facciamo così. Io ritorno domani. Ma badate bene, fatemi trovare vostra moglie, perché domani è l'ultimo giorno che si può apporre la firma. Altrimenti ci vediamo alla prossima visita fra 6 mesi. Come no, non ti preoccupate, io domani prendo a mia moglie Agna Avocandera. E ve la faccio aspettare, non ti preoccupate. Domani saremo qua presenti alle 10. Non è possibile. Ma come non è possibile? Rimane, stiamo a capo a firmare. Ma che state dicendo? Pasqua, non è possibile. Ma come non è possibile? E rimane delle mosfratte. Vabbè, dottore, ci dovete scusare. Adesso me l'ha ricordato. Perché domani ci abbiamo uno sfratto di casa. Dobbiamo cambiare casa. Facciamo una cosa. Io vi mando un messaggino del nuovo indirizzo di casa. E così venite lì direttamente alle ore 10. Ecco, pazienza che ci vuole. E va bene, ci vediamo domani. Sì. Ma mi raccomando, badate bene, non fatemi perdere tempo. No, non ti preoccupare. Senta, ci vediamo alle 10. Sì. E così? Io sarei un fazzolettino che si usa e si getta. Chi mi dà la tua cura, però? Con il vostro comportamento, ma stavi facendo perdere la pensione. La mia. La pensione è la vostra, ma stavi facendo perdere. Rattuso! Amarana è da dottoressa! Ma che non funziona? Ma come non funziona? Vi ho visto con i miei occhi. Facendo una cosa, mi dava la roba a vostra dietro. Ma che stai dicendo? Ma si pazzo voi! Non sono impazzito. Pasquale, apri! Pasquale, ma perché hai chiuso la porta? Un momento, stiamo un attimo in disabilità. Pasquale! Vieni. Pasquale, ma perché hai chiuso la porta? Perché? Cosa sono quelle grida? Ma vuoi sempre che non posso lasciare 2 minuti che pare di cane e gatto, tutte e due? E perché? E perché avevano lavato a terra e il nonno poteva sciogliare e si rompeva il muso. Papà, io vè? Ma che stiamo parlando qua, non ci dà la verità, eh? Perché sei venuto qua? È brutta la dottoressa che ha colpa, la dottoressa è l'asino. E stufatendo stai cari, ha litigato sei ignorante e non si chiude la scuola, non sa scrivere. Ma quando mai? Sì. Ma quando mai? Io ho detto che qualche volta ignori qualcosa. Vabbè, papà. No, i mamoni scendono. Il servo dentro. Papà, state d'accordo, però io non ci stanno tutti. Non le occupare. Scendiamo! Fotendo! State attento quando scendete!
E hanno lavato a te. E si chiede che io sono ignorante, eh? Ma se io stavo scrivendo pure all'università, poi ho conosciuto a te. Tu non hai voluto, ti sei voluto per forza sposare. Abbiamo fatto 3 figli. Io ho mandato l'università a farsi friggere. Ma comunque mi ho appurato che non sono ignorante. Ma tu pure sei la dottoressa a me. Ma come la dottoressa? Se non sai, la dottoressa è l'ASP, quella che viene a fare la visita periodica per tuo padre, per la pensione. Quella voleva la presenza di un parente, ti ho pure chiamato, poi ho passato il telefono. Ma stufatevi al telefono, ma perché è tuo porto? Uè, ma non capisco questo coso con tutti quelli funzionari, ma non sa ciao so. E perché te le fate regalare? Per bellezza, perché ho dato tutti i compagni e voglio venire qui. 500 euro di telefono per bellezza. E va bene. Uè, comunque, che voleva fare, dottoressa? Voleva che c'è bisogno di un parente per la firma sotto la pratica. Ebbene, potevo firmare tu. C'è bisogno di un parente prossimo. E chi prossimo è te, sei il genero? Non posso firmare io, capito? Da firmare la figlia, sei tu. Ah, rimani e 10 in coppa a casa nuova, c'è una fatrua e devi apporre una firma. Ma che lui già sta tutto a buio in mezzo allo spratto, che ho solo stufato, ci fanno 3 pezzini a dottoressa, guarda. Con pazienza che ci fa. Va bene, con pazienza. È bellezza. Tutti in matrasso. Allora io. Oh, ma tu io. Vieni, ma fate go. Scusate, eccellenza. E questa la casa del signor Eccellenza Pasqua. È veramente tuo contrario. Vabbè. Ma sta dentro, qui avete fatto sfrutto. Ok. Ho sfratto. Avete fatto sfrutto. Ah, siete la ditta di Velaslo. Ehi, non mi garante. Ditta d'occhio. Ti monto e ti smonto in un batter d'occhio. Hanno messo anche lo sponsor. Allora l'hai pigliata anche si qua. Ma che pure ho telefonato stamattina, ho parlato con il proprietario che sembra dando una brava persona. E ha detto che mi mandavi i suoi migliori operai. A me che cacchio, mi verrei uno di resto quando su. il camion sta giù. Sì, sì. Scusate, come lo chiama? Io mi chiamo Romeo. E io sono Benito. Ai vostri comandamenti. Il camion sta giù. Te l'ha presentata. Ma che puoi tu mi sparagna? E ha già una chiamata. La signora Valli. Quella che ha il compleanno della figlia. Ci ha dato una bustina di patatine scadute e una Coca-Cola schiata. Quella che ha le braccine più corte di tuo fratello. Uè, ma che c'è il fratello con mezzo a sto qua? Non ti mi pare in mezzo. Va, lasciamo stare. Salve. Il resto degli operai? Ma qual altro resto degli operai? E noi che sto sei? E comunque, noi sappiamo che la facciamo qua. Ma che la colonna è tutta a mondo sta cosa? Non c'è la capacità spiritosa. Non ci sta niente da fare la spiritosa. Dottor, noi siamo professionisti del mestiere e non vi prendete le confidenze, Non ci fate niente! Chiamate l'ambulanza! Non ci fate niente! Ma come le guardate che la madre è in danzo mi si mette in guardia? Ma non la guardate, mi stai sfruttando la paura! Ah! Ma come succede? Ma mamma, chiamate la patrulla! Non mi preoccupate, non mi preoccupate, Sasha qua! Ho fatto il lavoro, perché Benito ha un problema in casa! Mentre sta faticando, vince! Ma bruciò! E mi hanno tutti da fare sfratto! E se io si trovo con uno scatolo, fanno con qualcosa di pericoloso, sono molto buona e si fa male! E se in uno scatolo ci sei tutta la cristalleria che ti ha regalato, mamma, tu che fai? Ah no, ti fa puttana, avevo scatolo, mi chiamo Puzzulu e ci faccio mangiare! E mo ti riconosco! Sentite, ma dobbiamo aspettare che si sveglia la bella addormentata nel bosco! Sentite, io principale azzurro, non veni, mi chiocchio, ma si chiama papà! Dite, a mamma e papà, chi te lo sa? Allora, sta cercando mamma perché Bani hai alzato. Bani, cazzo, ma a chiamato. E a chiamato. E tu l'hai chiamato? A Carocchi, sei proprio sciuto. Sentite, mo sta Carocchi non me la trovo, si ci facesse una bella tazzola di caffè e bicchiere là. E non è tutto. Il latte no. Si mette un po' il caffè volentieri, una tazzina di caffè. Il caffè lo prendi? Pure bombo, sì. Allora due caffè, a me in tazza fredda. No, a me è tazza calda. Allora due caffè, uno tazza fredda, uno tazza calda, acqua naturale. Il conto lo paga il dottore, siamo ospiti suoi, ci mancherebbe. Acqua frizzata. Due caffè al bagno. Guardate, ho fornito molti siti, Ma che state dicendo? Cercate i fambrezzi, ci può fare questo per forza.
Che questo è delicato, questo qui deve essere portato con cautela, forse smontato, questa è la distruzione. La distruzione. Questa è la distruzione. Leggiamo la distruzione. Forse, leggete la distruzione. Prendere la purga a sezione. Ah, purga, ce l'ha assorata! La brucola, vedi, leggi, brucola, 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 era un attrezzo per smontare alcune viti del mobile. La brucola. Andiamo da lì. Professore. Prendere la brucola a sezione articolata e smontare la fascia di supporto della mutante. Il supporto del montante! Il montante del mobile! Questo pezzo che sta a cagoff! Il montante, il supporto, il montante! Adesso siete calmo! Lo leggo io! Leggo un ignorante! Ha fatto le scuole basse, piano a mezzato, primo piano massimo. Finisco io. Smontare la fascia di supporto del montante. Sfilando l'asse centrale con finitura ad L. No, la finitura delle, l'asse centrale. Ma vi scudere. Ah, ci sono! Uno, due! Mamma mia! Mera! Senti una puzza! Ah, senti pure tu! Magari sta puzza! Ma forse le pomarole un rasgato in di scarpe! No! Magari! No! Mamma Rogano! Mamma Rogano! Ma che devi fare? Tu bagno andate a scaricare tu figlio! Scusate, ma non è colpa la mai! È che io me lavo mattina, me lavo la riccia e me lavo pure la sera, ma la puzza non se ne va! Non se ne va! Non se ne va! Ma il rimedio ci sta. È dentro al furgone, è una comodità. Ah, siete organizzati? Volete favorire? C'è bisogno. Io e mia moglie ce ne andiamo un attimo nella stanza a fianco, andiamo un po' a aggiustare alcune cose. Yeah. Andiamo, vero, andiamo. Alla finestra! Andiamo, andiamo. Andate, professore, andate, non vi preoccupate. Noi siamo professionisti e sappiamo quello che dobbiamo fare. Ma non è pensato, professore, professore, siamo zitti. Mi hanno prima scato che sono più leggeri. Andiamo, qua ci sta parecchio lavoro da fare. Ma che è successo? Oh, sentite, mamma! Con le lamette. Ma quando sei insieme, ma proprio provare a si anche una mutante. Casi non posso proprio la mattina e sta faticando. Ma come si può? Ogni volta che devo cercare un calzettino in questa casa, ho bisogno di una mappa, già fare la caccia al tesoro. Mi serve un navigatore. A 100 metri girare più a sinistra, a 200 metri a destra. E se si sta 2 minuti si deve fa concentrare, a breare la giunissima, il lupo benedetta schiuma da barba. Forza, circa. Allora, io ho preso la schiuma da barba e le lame. L'ho messo in quella scatola grande, poi ho preso la scatola, non mi ricordo che mentre stavo camminando. Qua! Vicino! Finta credenza! E mo tu fai la scivola e vai a picchiare! Ma non vai, che la buona amici, manca credenza, tanto che sei giù in mobile! Ma come si può fare? Uno sfratto di casa fatto in 2 giorni!
E quelli sono precisi? Sono precisi. Chi le ha detto il trasloco? Chi sfrando un madre che c'è sta coppa faccia la te? Ma come si può fare? Ah, quello lo sparagno, non è mai guaragno. Dice a me, papà, ma non ti hanno mandato le cervelle. A barba da fai tutto altro, basta. Io mi vado in cucina e vado a cucinare qualche cosa. Ah, e ora mangiamo. Mangiamo a letto. Perché noi dobbiamo approfittare perché i bambini non ci stanno e papà esce su un poco a prendere confidenza con il quartiere, capito? Vada da me giù. Esce su un poco a prendere confidenza. Ma come, chi ne manda venire la dottoressa Sanguinetti? Chi lo scende? Ah, ieri ci manca tu, ma ci manca papà. Se mi facete perdere la pensione, lo mando a chiedere la carità sotto a chiedere a chi se lo calma. Ma tu sei proprio antipatico e sei pesante. Chi non può pronunciare, le chiedo a pigliare il vocale, mamma mia. E chi lo ha pigliato l'ora, chi lo ha pigliato. A proposito, ci hai spiegato a tuo padre la conformazione della casa che si sono invertite la stanza da letto con il bagno? Ma ok, da già fatta, da fatta. Niente, ancora niente. Bene, l'importante è che tuo padre ci spiega che è la stanza di oriente. E questo è l'ocesso. Hai capito? Saluto. Va bene, va a finire che ci faccio una schizzetta, va bene? Ma chi l'è parte che fa schizzette, si sbaglia. Carla! Carla, hai saputo l'ultima! Ma oggi mi stai con una cosa. Una cosa rosa. Carla, ma dove ti nascondi? Devo dirti una cosa importante. E voi chi siete? Ma no, voi chi siete? Mi presento. Due, tre... Io sono Amario Piccone, ballerina del San Carlo. Scusate, ma che sei? Mo ti trasinda una casa. Ma voi chi siete? Ma come noi chi siamo? Noi siamo Piacere della Schiattapapere e questo qua è Pasquale Cialenda, mio marito. Siamo i nuovi inquilini. Oh cielo, i nuovi inquilini! Quindi è proprio vero, Carla è andata via! E non ritorna più, ma chi è sta cosa? Sto parlando di Carla del Vecchio, l'inserviente del San Carlo. Ma tua sarà che? Ma non la conosco! Allora, era la vecchia inquilina di questo appartamento. Dovete sapere che io abito al piano di sotto e noi eravamo grandi amiche. Trascorrevamo così tanto tempo assieme. Stavamo praticamente sempre insieme. E sapevo che sarebbe dovuto andare via. Ma non pensavo così, di punto in bianco! Oh, come ci sono rimasta male! Sapete, io sono stata a trovare mia sorella. Ha partorito una splendida bambina di 4 kg! Ma come non vuole? Ha fatto le corsoluzze, 4 kg! Allora, come vi dicevo, anche io abito nel palazzo. Ah. Primo piano, interno 3. Io pensavo che abitavi la King Rivazza Caffia. Va bene. Avreste dovuto conoscerla, Carla. Veramente una persona bella, educata, sincera. Una splendida persona! Tranquilla, fammi vedere. Ma ci stiamo? No, niente. E sarà veramente difficile sostituirla a questo punto. A meno che. E va bene, significa che ci sta mia moglie qua. Non sarà una persona eccellente. Però è amante della lirica. Voi siete amante del balletto. Vi faccio presentatori da studiatri. A questo punto devo dirvi che in realtà non sarà poi così difficile sostituirla. Perché nonostante il fatto che fossimo grandi amiche, devo dirvi che Carla qualche difettuccio ce l'aveva anche lei. Certo, chi è che non ce l'ha? Scusate. Per esempio, la sesta volta che entravo in questa casa neanche mi salutava più. E si fa? No, questo non si fa, non si fa per me. No, che non si fa. E questo non sarebbe niente. Mai un sorriso sincero, una parola bella davanti e poi andava a sparlare alle spalle, specialmente in teatro. Hai capito? Sparlare alle spalle. Non si fa. Certo che non si fa. Soprattutto quando uno non è presente, no? E poi parlava lei. Certo aveva un bel fisico, ma è naturale. Non era roba sua. Lui chi è? Ce l'avete prestato. Era del silicone che aveva sparso qua e là per il corpo. Ci la capio sto. A me balla il luce. Pensate che a volte quando andavamo al mare la scambiavo per un gommone. Esagerata proprio. In conclusione devo dirvi che tutto era meno che una splendida persona di quelle da evitare di frequentare. E vi dirò di più. Sì. Ci vettava con i miei corteggiatori. I capito? Non si fa. Questo non si fa. Ma
ma quanta roba qui? Ma tutta questa roba è tutta roba vostra? Sì, 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 niente silicone. Bella, ma certo che è roba nostra. Scusate, di chi deve essere? E ditemi, ditemi, come mai questo trasloco? La casa era piccola, dove stavamo? La maison era petite. Niente, una famiglia numerosa. Ma non ci saranno mica dei bambini? Ma perché si dà legge? E no, perché io abitando al piano di sotto vorrei evitare di essere disturbata da piccoli sirini che saltellano qua e là per la casa, magari con gli zoccoli in piedi, oppure che giocano a pallone! Soprattutto quando faccio il mio riposino pomeridiano, distendo la pelle del volto. Meno male che ce l'avete detto, perché noi prendiamo subito i provvedimenti, beh, no. Sapete che facciamo? I bambini, come vengono dalla scuola, li chiudiamo dentro la nostra scabuzzina e tanto li facciamo uscire quando è ora di cena. E ogni tanto e facciamo pure una passatella in coppa o gas. Mi assaggerà sempre. E ditemi, ditemi, ditemi quanto pagate di fitto. Che avete perso, signore? Che avete perso, che avete perso? No, no, ma ditemi quanto pagate di fitto. Ehi, un padrone casa, non giusto là su. Ma insomma, volete dirmi quanto pagate di fitto? E quando paghiamo? Quelle 6 euro, che ne sai? Euro. È perché io sono padrona del mio appartamento, per questo non ho questo tipo di informazioni. E ma voi che lavoro fate? Ce la fate? Scusa, ma queste non sono domande che si fanno. Ma forza, non la prenda così. Io lo dicevo per conoscerci meglio. In fondo adesso abitiamo nello stesso palazzo e quindi potremmo essere amiche. Amiche, amiche. Certo, certo. Allora adesso io devo proprio andare via, devo riprendere i miei esercizi. Ma tornerò presto. E che è una minaccia? No. Non tornerò nei prossimi giorni, tornerò nelle prossime ore. Ah, quando abbiamo finito di fare lo sfratto? No, prima devo controllare se è tutto a posto. Ecco, no, non vi preoccupate. Come sono fortunata! Finalmente ho trovato una nuova amica. Finalmente adesso tu potrai cantare ed io ballerò per te. Finalmente una persona bella, educata, sincera, una splendida persona. Adesso devo proprio andare. A presto! E tu fai la vita della signora Carla. E per lui ti va dalla faccia un po'. Sì. Che sta qua, i tuoi chi? Che sei pericoloso. Avete proprio pericoloso. Buongiorno eccellenza, sono Casimira, quella che guarda e ammira, la figlia di donna Cesira, quella della portineria. Sapete, quella mamma si è operata di ernia e le scale non zeffire fa tanto. Mi dispiace, è fresco operato, quello che abito poi queste cose. Buongiorno! Buongiorno eccellenza, sono Casimira, quella che guarda e ammira, la figlia di donna Cesira, quella della portineria. Sapete, quella mamma si è operata di ernia e le scale non zeffire fa tanto. Buongiorno! Buongiorno eccellenza, sono Casimira, quella che guarda e ammira. Ah, sono tutto bisch! Ma stiamo divertendo! Voi siete la portinaia, bene? Sì. Mi raccomando, quando arriva il camion del trasloco, fate un po' di spazio all'interno del cortile, in modo che gli operai possano mettere tutta la roba a terra con tranquillità. Ma fatto prima che il cervello messo. Eccellenza, disponete pure di me per qualsiasi cosa. E che t'ha gente. E vedrete che qui vi troverete una bellezza. Gente informata, a noi non ci sfugge niente. No, abbiamo visto. E poi io sono una ragazza rispettosa degli inquilini che stanno nel palazzo ed è per questo che mi piace chiamarla per nome, eccellenza. Ma mi chiama eccellente. E va bene, eccellenza. Ma quanta roba! E ne deve arrivare ancora altro. Ma allora siete una famiglia benestante? No, non siamo niente benestanti, siamo una famiglia normale. A parte lui siamo normali. Siamo tutti normali, non succede niente in questo palazzo, non vi preoccupate. Ma vedete che sta il camion giù che sta aspettando i mobili. Sì, ma Casimiro, guarda a me, tu potresti troppo in da scazzette lo prevede, secondo me. Stufato qua. Ah, eccellenza, e mo' mi offendete. Io sono come mamma, non parlo, non vedi, non sento. Casimiro!
avete conosciuto la signora Piccone? Hai conosciuto la Piccone? Non lo faccio proprio chi è. No, il Piccone non è. Ce l'ha detto a mamma che l'ha incontrata per le scale. Ah, ha conosciuto la signora. E chi è? Lo sapete come la chiamo? Indovinate un po'? Indovinate, indovini tu, la metti dai cuffie. Metto le cuffie, sì, metto le cuffie. Tempo scaduto. Tempo scaduto. Non cuffa, sotto una bacchista, la cittadina più colpi quando è. Forse. Andiamo di cobra sonagli. Perché te ne sono agli? Dai mossi, dai mossi. Dai bambini, bambini. E poi? Qui di fianco a voi c'è la famiglia Passera. Ci stanno pure le passere, ma che non so sto palazzo. E invece, a lei lo sapete come la chiamano? Come la chiamano? Come la chiamano? E niente sti cuffio. Uè, ma hai detto che fa metà del tu. Va bene, la domanda devi sentire. La chiamano la Maga Circo. La Maga Circo? Ma perché faccio con il? No, la Maga Circo, quella di Ulisse. La Maga Circe, la Maga Circe si dice. Ma perché la chiamano così? La chiamano la Maga Circo perché anche se è sposata con il signor Luigi è sempre a caccia di uomini. Capita la Maga! Casimira! Casimira! Che sta mamma? Mamma, mangialo però. Mamma, sai! E come sai? Che... Scusate, ma come sa? La vostra mamma non si era fresco però? Si vede che ha bisogno di me. Ma che tanto che trovate? O sai che non mi fira? Ah, faccio di massetta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, eccellenza. Sono Casimira, quella che guarda io. Oh! Un po' così. Scusatele. Che la vai uno quando ha cominciato a parlare. Non la prendesci più e si scorda pure me. No, questo non si fa, non si fa però. Mamma, stavo parlando della Maga Circo. Ma fatti i fatti tuoi. Non sai che la povera femmina te n'ha chi lo marita. Ah, perché ne è buona. E che ne sa che se è buona, quando è molto caro. A mezza capo, però, mamma mia, povero. Catarro. Hai capito? Un catarro, la polmonite, paura di morire con la polmonite. Ma come è pericoloso il padre di catarro? Ma che hai capito? Catarro era il nome del cano. Ah. E quando è morto, chi le si crede che è ancora vivo? E se ne va per tutto il paese, camminando con punzaia a pisambana. E quella povera moglie? Sola in casa, ha bisogno di compagnia, senza il marito con il catarro. Che altro avete da dire? Io niente, interno 2, secondo piano. Ah, Casimiro, c'è Zero! Qui, un paesano mio, senti, c'è situato un po', che io vengo piano. Eccellenza, io vado, se avete bisogno di me, chiamate pure, Casimira, guarda e ammira. Martina, quinto. Basta, e che vogliamo fare? Tutti i resoconti del palazzo. Non è da fare, sapete, dobbiamo fare lo sfratto. Brava, adesso la cosa principale è che voi andate giù, aspettate il camion. Ma mia figlia, il cane è preso. E voi aspettate insieme al cane di preso, il camion che deve scaricare le porte. Ma che pazienza, ci capito tutto cosa. Me ne vado in guardiola. Arrivederci. Prego. Ma non mi hai buttato, non ci sta problema. Io prendo una latta di benzina e do fuori alla guardiola insieme a Casimira e guarda a me. Permesso? Buongiorno. Scusate se entro così senza invito in casa vostra, ma non trovo più a catarro, non trovo nessuno. No, ma è quello che era raffreddore, quello che è tosse. Ma Dio, mi dica l'altro. Tanto zitto, che sta adesso un buon pazzo, che lo qua. Un cane catarro, schifenomma del suo conto. Salve, io sono Pasquale Eccellente, il proprietario di questa casa. Luigi Passera. Che stretta potente. Noi cani non ne abbiamo visti. No. Avessimo visto un cane cantino sicuramente. Ma come? Che ce l'hai mai fatto in cane? Ma che mi state prendendo in giro? È quello. Come lo chiamo? Quello. Ho detto quello. Come lo chiamo? Quello lì è... La sedia. Quella è una sedia, sicuramente è una sedia. Io ho capito che razza di gente siete voi, sì. Avete visto che era un bel esemplare di cane e ve lo volevate prendere voi. No. Buono catarro, buono. In quanto a te, catarro, la prossima volta che esci senza permesso, le prendi, non ti
tirare, catarro! Non tirare, catarro! Non tirare, catarro! Non tirare, catarro! Non ci sta! Non ci sta, non sta niente, cazzo! Catarro, esci da sotto la gonna della signora! Cazzo! Levo fare sotto la gonna, che bravo! Mi trovo, non vuoi sentare, non stai sì! Non ci sta niente, cazzo! Non vedi, non ci sta niente! Catarro, catarro! Se non esci ti faccio mangiare dal signore. Ah, che magnicone! Ma perché siete allergico? Guarda, vieni. Signora, signora, non abbiate paura, quello è un bravo animale. Non morde mica. Ma no, non morde. Lo volete accarezzare? No, vabbè, ho visto. No, accarezzare. No, ma non fa niente. Bravo. Morde, bello. Sì. Bello. Signore. E dove andate? Quello il cane è finito. Ah, è finito! Non è mica un bassotto che c'è il muso lungo. Io l'avevo preso per un bastone tedesco! Io vedo un marimbano! Non tirare, Catarro! Scusate, dato che noi di cani non ce ne intendiamo, come avete visto. Ma che razza è? Questo è un bellissimo Yorkshire. Poi, nei ste colori! Tale qua la capa, il Yorkshire. Ma guardate il pelo, questo qua ha vinto premi, sì, il primo, il secondo, il terzo, sfilato, volete vedere la sfilata? La volete vedere? Sì. Bene, Catarro, la senti? Ha detto di sì. Il kit, ecco qua. Catarro, metti il cappello. Brava Catarro. È 1, 2, 3. Stop Catarro! Va premiato. Ce lo premia. Vai Catarro! Stop Catarro! Bravo Catarro! Applauso a Catarro! Bravo Catarro! Bravo Catarro! Non tirare! Bello! Sì. Ma avete avuto sempre questo cane qua? No, prima avevo un chihuahua. Sì, ma era troppo piccolo di taglia, sì. Già, non si vedeva bene e lo calpestavano sempre. Questo è più grande. Certo, dovevate fare un bel cartello, attenti al cane. Già. Ci ammazzavano. Un animale intelligente, sì. Sapete cosa fa? Quando lo sgrido, lui con le zampine apre le porte dell'armadio e si mette dentro. Capito? Apre le porte dell'armadio. Bravo Catarro, bravo. Sì, si mette dentro. Ma lui i bisogni non li fa mai questa cosa. Ma io per questo ero venuto a cercare. Abbiamo dovuto aprire. Catarro, salutate a Catarro, forza. Salutate a Catarro. Salutate a Catarro! Ciao Catarro! Bravo. Ho bacini, signore, bacino. E bacino. Bravo Catarro. Alla casa sana sa. Ci si rivede sul pianerotto, eh? Arrivederci. Bravo Catarro. Ciao Catarro, che la prossima volta faccio una aspirina. Pasqua, chi sta stranguaiata? Chi sta dello terremoto, no? Mamma mia. E poi, quella povera moglie, sola, con questo problema che te. Ma che fai, la giustifica? E allora che avessi la ricevuta? Ah, perché secondo te gli tengo qualche difetto? Guarda, ma faccio una cosa, vedi che me ne vado a cucinare. Perché se mi metti a elencare tutti i tuoi difetti, qua non mangiamo manco la notte di Natale! Non tengo i difetti. Io se solo penso a qualche difetto che dovrei avere, ma come lo trovo? Invece esso. Esso ad esempio è... Te ne pure un difettoso te. Che è il difetto? Il difetto del... È permesso? Che visione soave di mia, portamenti! Salve, sono la signora Passera. Eccellente. Le piace il mio cognome? No, veramente il mio cognome, eccellente. Oh, ma non siamo così formali? No. Vogliamo chiamarci per nome? Sì. Dimmi. Io mi chiamo Frida, ma tu mi puoi chiamare Fr. Come quel brivido che corre lungo la schiena quando le emozioni sono incontrollate? Andrò a Marmel. Io mi chiamo Pasquale, ma tu mi puoi chiamare Puss.
come brivido che doveva andare la schiena quando ha fatto pipì che affondò la pinè. Ci vogliamo sedere? Oh, sì, sì. Sì, assediamoci, dai. Bella casa. Ovviamente la conoscevo già, abitando qui di fronte ero molto vicina ai vecchi inquilini. Lei, odiosa. Lui, un omaccione di 2 metri. E vabbè, non ci sta più l'omaccione, ma c'è sta sto masculo. Hai visto mio marito? Se la sarei dura. E come al solito diceva che con lui c'era anche il cane. Sì, se la cosa, marito non sta proprio buono. È un po' fuori di testa. Un poco? Chi lo tiene una guerra qua? Senti, ma è stato sempre così tuo marito? No, no. È così da quando gli è morto il cane. Un amore morboso. Non si è mai rassegnato. E da quando ti è passato così? Oramai sono 10 anni. E io da allora mi sento molto sola. E bisogna passare d'affetto. E non ti preoccupare. L'affetto te lo invia. Mia moglie! Ma ce l'avete ancora tu! Ah, sei scusato! Meglio! Ma chi è questa donna? Donna? Quale donna? Non vedo donna! Ah, oh, no! No! E chi è che è un biliardino? Gli steccaro stanno! Stanno davanti ma con le spezze! Va bene! Salve, io sono Vera Schietta Papera. Oh, molto lieta. Io sono Frida Passera, la vostra nuova vicina. Ma la puoi chiamare Fra. E perché? Perché a così hai. Ma che si chiama maga? Sì, la maga circa. Dite allora, dite. Oh, signora Vera Schietta Papera, saremo sicuramente ottime, intime amiche. E le amiche intime di mia moglie sono le mie amiche intime. Pasquale, questa regola non vale per te. Ah, sei qui, amore mio. Sto impazzendo. Fuori fa freddo e non trovo il calcottino di catarro. Sono sul letto, ma non lo trovo. E scommetto che mi hai messo a sto quadro la casa. Ma fuori fa freddo, fa. Catarro, non tirare. Ammazzo, cerco il calcottino. Santa pazienza. Miei cari, mi dispiace, ma io devo proprio andare prima che mio marito mi distrugga casa. Vera, ci vediamo. Fra. Alla prossima. Ti accompagno. Ciao, Fra. Ciao, Fra. Ciao. Pasquale! Puss! E guarda, Gabriele, non va a finire con scemo. Tu e te la scemo, faccia attività scema a tutte e due. Ma cosa dici? Sei tu la luce dei miei occhi. Sei tu la stella che illumina il mio cammino. Pasqua, mi stavo dando storno. A ci capita, già fa poco scemo la signora. È permesso. Salve, vai, va. Mettetela là che dopo devo disinfettare tutto. Mettetela là, non vi preoccupate. Mettetela là, che adesso disinfetto. Però andate via, velocemente. Andiamo a prendere il resto della roba. Sì, perché oggi non rimango a fare. Forza, veloce. Ecco, questi qua sono delicatissimi. Poggiateli lentamente a terra, piano piano. E meno male c'è il chiaro più. Questi qua sono i pezzi di questo mobile di antiquariato. Questo costa un sacco di soldi. Questi li devo mettere delicatamente qui dentro. Sì. E li da accanto. Questo qui è un mobile, guardate qua che mobile. Guardate qua. Questo deve essere vostro. Sta di uomo. Sono il titolare della ditta di traslochi. E vi siete fatti trasportare? No, volevo dare una mano a portare i pacchi, ma non sopporto di salire le scale a piedi. Un po'. Io sono Pasquale Eccellente. Piacere, Filiberto Nocchio. E ho creato l'anonima ditta di traslochi Nocchio. Ti monto e ti smonto in un batter d'occhio. Soltanto ce ne può, comunque, sono venuto per portarvi questa.
Cos'è? Cos'è? La fattura, la fattura. Un bacio uomo pulisco. La fattura. Ebbene. Sì. Ma puzzo sta là. Un pochino. Ma ah, vieni, si può pecore che sta fattura. Ah, sei scemo, te ne vado in scalto! Ecco la mia brusca neve! No, questa storia deve finire! Guardate! Voi mi avete portato due operai che sono il peggio del peggio! Questo qui puzza più di una saitella appilata! Quell'altro si addormenta ogni volta che porta qualcosa e mi scassa tutto cose! Io voleva sotto lui! Me lo leva da sotto al conto e non può essere, non può essere! Ah. Avete ragione! Eh sì! Puzzerà anche un po', ma in compenso! Avete visto che muscoli e che forza! Niente di scarpa, se no ci arresti l'ufficio di ginecca! Signor Nocchio, qua non va bene! Mi sembra esosa! Ma che è l'occhio che è su! Se voi avete scassato mezza mercanzia! Eh sì, mi avete rotto tutto il servizio di piatti di mia moglie! Va bene, lasciamo stare, quelli erano assai piatti! Mi avete rotto tutto il servizio di bicchieri della Bonanima! Vabbè, lasciamo stare pure il servizio di bicchieri! Ma la collezione di bottigline fatte in 20 anni! Le bottigline di Liguri, quelle piccoline, eh! 20 anni ci hanno mise! Ci hanno mise 20 secondi a spassare tutto questo! E non è così! Ma questa è troppo esusa! No! Scusa! Questo è il proprietario della ditta di traslochi. Ah, ho parlato con voi stamattina al telefono. Piacere, occhio. Ti monta e ti smonta in un batter d'occhio. Ah, ho capito. Che... Ha fatto lo slogan. Ah. E ci ha aggiunto questa fattura qua. È troppo esusa. È troppo esosa. Ci hanno scassato tutto voi. Effettivamente sì. Comunque, se è un po' di sconto che volete, ditemi quanto costano le bottigliette. Le bottigliette? E forse sono le bottigliette. Ma i servizi di cristallo e i servizi di piatti di mia mamma, me l'ho dimenticato, scusa. Ma signora mia, vostro marito mi ha sottolineato le bottigliette, i piatti e i bicchieri, ha detto che non importava, si potevano scassare. Ah, siedi te, e se la bisciocchiate mamma, non te ne mai buttate niente. Ma tu stavo cucinando? Sì, proprio quello che stavo facendo, stavo cucinando, però pensate, se sempre che stiamo qua e non togliamo un occhio di dosso, ci scassano qualcosa. Piano. Piano. Ah! Benito, ma che stai facendo? Vieni, non scassa niente. Però vai, restando visto che la porto malamente a roba. E tu mi ammari di una mano, Signor, sono quasi scanginato. Dove deve andare? Piano, portate la buona, faccio vedere lì. Lo dovete mettere da questa parte, vedete? Allora, puzzolo! No, vieni con me. No. Abbiamo lo specchio, va. Abbiamo lo specchio, vai. Passa velocemente! Da questa parte, vedete di qua! Prendiamo altra roba! Velocemente, passa, va presto! Se là non riesco a te, chi vedi? Passiamo! Ah, papà! Sono rimasto da solo! E dove vado? Di qua! No! Di qua! No! Di là! Sì, di qua! Che faccia? Mi ha scassato la bicchiera! Prego, dottore, prego, accomodate, vieni, dottore! Ma non mi tirate, come tirate a fare? Che piacere incontrarvi, sì! Voi siete la mia fatina e sono il vostro Pinocchio che avete tolto dalle grimpe di Mangiafuoco! Ma chi voleva tanto punto, voleva! Ma voi che state dicendo? Uè! Ma che sta voce che tu dici, la voce di Pasqua? Mangiafuoco! Ah, sì! Prendete l'occhio! Mi volete dare altri lui? Dottore, come sono contento! Ma è bello! Fate presto! Ci vuole tempo! Dottori! Dottoressa! Dottoressa! Dottori! Volete giocare a nascondine? Basta mo, io volevo sotto punto. Ma avete rotto tutto lo specchio, 7 anni di disgrazia, 7 anni, così da disgrazia mia, si da... Ma dove che state cercando? La dottoressa. La dottoressa? Perché è venuta la dottoressa dell'asso, sì. Non m'avete chiamato? Sì, la dottoressa è cancò a qua, ma si avranno i numeri, mentre si avranno i numeri, bello poi, puff, esco qua. La dottoressa dell'asso, puff, puff, esco qua. Oh no, ma non è che hai venduto traslocato, papà? E allora riposato un po', forse è quello.
Riposatevi un poco, che poi viene la dottoressa di visita. Sì, sì. Sì. Eh sì. Il medico mi ha provocato lì. Eh sì, io devo provocare a dormire. Quello che ha già fatto. Ah. No, cucano voi, che facete una santa cosa. Ah. Ecco. Mamma mia. Mamma mia. Ma è un po' chi sono solito. Tu stato l'occhio e non ti muove. Me la vedo io. Eccellente. Ma perché parlate tutti? Tette! E che sto fatto la moschi che mi guardo cadendo? Ma su non vi alterate! Sono cose che possono capitare. E poi avete cacciato i 7 anni di disgrazia. E 7 anni? Ma siete voi la disgrazia mia quando siete venuti cadendo? Dove la vita io? Fate presto, io dove? Va bene, noi continuiamo a scaricare. Sì, faccio da presto. Romeo, vieni. Sì. Possiamo andare? E chi è? Oh, professore. Mamma. E che avete fatto a Mimì? Ma perché tu stavi a tiro? Che è pericoloso, tu stavi a mandare. Avete sbagliato stanza, ne avete visto? Ma che lo sai, va con memoria. Ma con memoria e memoria, ma vi danno qua da prunda. Ma sembra che sto facendo? Ma perché sta dal luccone che sta manè? Tuo padre, chi ti dà stanzerietta, la vedo con la binetta, fatta di vinco lì. Va bene, io va bene, fai la porta bene. Guarda, sono offendo. Voglio avere se era stato mio padre. Sento molto vergine. Ma poi, ma basta, perché tu e padre, mi avete proprio sfastriato. Tu non sei buono a niente, una cosa dovevi dire a tuo padre. Che ritta? Una cosa, cioè. Ma sei buono, che ritta che io non so buono a niente. No, ma voi avete sentito quello che le mandano a quello che ha detto? Lui l'ha detto. Tu hai detto che non so buona niente, allora sai che faccio? Ti muovi, me ne vado e ti abbandona, così tu te ne accorgi. Questa qua se ne accorge, io si so buona niente o no, io so vita. Quando io me ne vado, tu te ne accorgi che tu non lo sai. Questa qua non lo sa quello che io faccio in questa casa, perché io in questa casa, io lavo, io stiro, e io cucino! Ehi! Ci trovo pure la mutanda mattina! Chi schifo! Vergogna! E chi lui lo sa permette di dire che io non so buona a niente! Allora sapete che faccio? Ho deciso! Me ne vado! Però sapete che 3 giorni di Boronga, 3 giorni! 3 giorni! E il tuo salotto! E quei rucchi faranno i festini! State da buono! Arrivederci! Sapete che c'è di nuovo? Me ne vado pure io. Diciamo se dei brucci per cuore. Mamma mia! E poi venite! Andate vedendo pure voi, andate! Forza! Andate vedendo! Avete sfastriato pure voi, ma avete sfastriato! Andate vedendo! Non so genere, sono da tre brucci per cuore! E vado a buona andare lì, hai capito? Io mi trovo una golf! Ma il golf chi ne si ricorda, vado! La faccia tu! E non voglio tranquillità! Proprio adesso sta venendo la dottoressa qui e dobbiamo fare questa firma, dobbiamo fare. A che lo sarei chiuso! E andiamo a mettere la firma da me! Pronto? Pronto, Vera! Vera? Che vuoi? Basta! Lo sai che io non torno! L'hai fatta grossa questa volta! Parte una! Scena terza! Amore mio! Torna! Questa casa aspetta a te! Non torno! Vera, che lo sta vedendo la dottoressa Sanguinetti! Devi mettere la firma sotto a questo benedetto tuo momento! Chi la ce la faccia mettere questa firma? Ce la fai mettere a mamma! Attaccato! E mo come faccio? Un'idea, qualcosa. Sai che bisogna di qualcuno che sostituisce la mia moglie, una donna. E a te trovo una femmina, tu come lo tocca ancora. Sono una donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa. Che c'è?
perché mi fissate così? Non vi sentite bene? No, veramente... bisogna di chiedervi un favore. Ditemi. Vorreste essere mia moglie? Ah! Ci dobbiamo sposare. Ah, che capi! Sposare! C'ho un problema fra le mani. Che succede? Deve venire una dottoressa dell'ASL per firmare certe carte. Siccome la deve firmare mia moglie ha avviato l'idea di essere chiusa. Io ho bisogno di qualcuno che la sostituisca. Ci state? E io che cosa ci guadagno? Un mese funziona. Qui si rischia la galera. Va bene. Accetto. Ah, bravo. Però... scusatemi. Ma non si accorgono che io non sono vostra moglie. Sono anche più alta. Coscia lunga. Ma vieni con me, faccio attività Claudia Sciferri. Allora, tua livello, no? Caro! Mi sei facendo affugare sulla tiglia. Niente meno, non sono stata capace di un cuccia solo a essere per me fare quella che mi spetta. Ma che altro brutto stai facendo? E nemmeno altro dice che stai parlando con un uomo, può fare questa la femmina per sapere la pensione loro. Ma lei amo, sta venendo, è meglio che mi hanno scombinata voi. Ma si occhia, c'ha già la rimorza che ho la già avvelenata, occhio. Non preoccupa. Mamma mi sta giglopatina, ma internet non dà, Elena. È favore professore, va è un professore, un acca lui. Ehi, nel fusto, hai visto la scuola? Oh, lavo con me, oi. E me dai, niente, ce lavo con me. E tu, passerotto, nemmeno tu l'hai visto? No. Oh, ma io l'ho soltanto guardato. Allora, c'è ancora un certo effetto? Per tutta scena, che... Bene, bene, Ayat! Che con tutte quelle gambe scassate si fanno padre, non faccio licenze, bene! Potere della chianezza! Ayat! Ma che ha scassato la roba? No, no, niente, niente! Non stiamo portando niente! Andiamo, cioè, o di nuovo, professore, c'è su con noi, andiamo! Uga, vuoi augurare una disgrazia a qualcuno? Stanno sfrattiva, sì! Oh! Permesso? Dottoressa! Eccellente! Dottoressa Sanguinetti, benvenuta, benvenuta! Certo, sono di nuovo qui, quindi facciamo presto presto, sbrighiamoci, firmiamo questi documenti. Dov'è vostra moglie del padre? Sì, sì, me lo vado a chiamare, mi vado a chiamare il padre, il figlio e lo Spirito Santo! Amen! È facile avere una rasata, era una battuta! Non tirare, Catania, non tirare. Lo sai che questa non è casa nostra. Non tirare, Catania. Ma siete impazziti? No, che state facendo? No, non mi preoccupate, il cane vi stanno usando perché vuole conoscervi. Eci, ma quale cane? Voi siete un maleducato! Ma l'avete spaventato! Catania, narare! Vedete? Non scodinzola più! E sapete lo chi? Voi siete antipati! Ma come vi permettete? Oh, bravo, Catania. Ma che sta succedendo? Una cosa da... Ma che sta succedendo? Ah, catarro. Catarro? Dove sta? Dove sta? E dove sta? Vicino ai vostri piedi. Sta vicino ai piedi miei! Il piede destro o il piede sinistro? Non potete scherzare. Il piede destro! Ah, il piede destro! Già, il piede... Ma siete impazziti, sì! Io vi denuncerò al bue! Ah, vai che la foto! Perché questa è una casa di macchie! Una casa di macchie! Dottore, dovete scusarci, questo è un mezzo matto, l'abbiamo qui a fianco. È convinto di avere un cane, il cane invisibile. Ma voi avete visto che impertinenza! Non butta! Bravo! Piano, piano, fate piano ma velocemente perché abbiamo da fare. Piano. Adesso non preoccupate che tanto non si scassi niente. Ma che è successo? Non vi preoccupate, me la vedo io, me la vedo io. Non vi preoccupate. Sveglia! Ma si lo ammanca, chiama la polizia e faccia arrestare! Ma non preoccupare, dottore, quello soffre di una malattia che si chiama il sonno impossibile, tutta una botte piglia e muore. Muore così, fa finta, e l'unico modo per svegliarlo è questo. Ma siete proprio sicuro? Ma come no? Comandate al suo amico. Dici, però no! Ah, se non muore! Bene, ai asi, non si osta, animale si accirano! Chi ha detto? Come ti sei? Buona!
Hai fatto uno suono? Hai suonato con una buffata di mazzata. Quando la posta si fa, capito? Rimangono tutte cose mie, ma chi sai la sua scelta? Ecco, mamma, non si mancava, professore, pure la vecchia mia madre. La mangia è muore. Fate presto, fate presto. Brutta gente. Su, signore Celetta, adesso chiamatemi vostra moglie, che si è fatto veramente tardi. Ve la vado subito a chiamare. Vediamo questi documenti. Ma riputate che le faccio lì, mi raccomando. Vera? Vera, amore mio? Vieni, Vera, vieni. Vieni. Dottoressa? Sì? Mia moglie Vera! Eccola qua. Sì, è vero. Sì, sì. Dai la scatta a papà. Non vedeva l'ora di vedervi. Scusate. Allora sono chiude lei. Guardate, ha perso gli occhiali. Ed ora come fa? Sono finiti dentro a qualche parte, ci dovete scusare. E mo? E vabbè, pazienza, abbiamo quasi finito. Bisogna solo apporre le firme e questo mi aiuterete. Non mi preoccupare, vi avvito io. Dove dobbiamo finire? Ma non si può fare capo, sì! Ma lui si è professionista! Andate via un attimo che teniamo a che fare. Io non me ne pago a nessuna parte, perché la bassa è un inferno! È venuta a mugliare la posta! È venuto con me una pazza, ha cominciato a scartare tutte le vacche! Ha detto vicino a me, mi dico, tu mo stai loco e non ti muovo! Ha detto vicino a me, e tu, mucche caserta, mo fai annanzi a rete e porto tutte le mani. Mucche caserta a me, mucche caserta a me. Lui si immagina professionista. Ho sentito bene. Vostra moglie stava giù. Ma e questa chi è? Ma voi state a sentire a questo briacone, state a sentire? Ma quello ha visto una cosa per un altro. Un briacone! Ma metto calma. Io non sono un briacone, io sono assalito. Ma non la vedi, non la vedi che mia moglie sta qua? Mia moglie non ci sta giù, sta qua. Eccellente, ditemi cosa sto succedendo in questa casa. Dicite, ma come se ne sai che va proprio al conno? Sì. Che le mogliere, ma ogni tanto sai che cannone. Stacca la mogliere, ma guarda. Guarda, lontano ma guarda, lontano ma guarda. Ma vieni laggiù, che l'età è qua, la moglie la vostra. Mamma mia, ma allora io non sto capendo proprio niente. Mamma mia, ma gira capo. Come mi pensa sta capo? Come mi pensa sta capo? Comunque, dove eravamo rimasti? Alla firma del documento. I documenti, firmiamo. Eccellenza, eccellenza. Distraete la dottoressa, che la conosciamo ieri. Scusate, ma quali sono questi documenti della firma? La firma ha bisogno di una chi ha gridato? Una gatta. Oh, mamma mia, pure le gatte ci vanno qua. Eccellenza, una tragedia. Un operaio salendo è svenuto e caduto per tutte le scale. È morto? No, io sono chiuso vicino. Ma mi pareva che stavo rumendo! Pigliate una mazza, rata gelo in capo, quello si sveglia. Ma va forse va in bazzo! Ma che sto dicendo? Prendete una mazza, rata gelo in capo! E un, due, tre! Sono salita perché un operaio mi ha detto di far scendere un mazzo, un certo Finocchio! E che ne sapete voi che è Finocchio? E me l'ha detto l'operaio! Nocchio! Si chiama Nocchio, no Finocchio! Che è Finocchio, ma si chiama Nocchio! E va bene! Non l'hanno visto, ci si abbascia, non lo sapete! Ma qua si deve chiamare l'ambulanza! Certo, l'ambulanza, salta a chiamare! Non serve ambulanza, serve una mazza e scopa per dargliela in testa a così si scende. Mi dica che voi vi siete imbattuti tra cap o per. E dammi la mazza. Ma c'è, ma va piano. Non l'ambulanza, l'hanno chiamato voi. Sentite signore, c'è qua mi sembra una gabbia di matti. Su, facciamo presto. Sì. I documenti stanno qua, vostra moglie, dove? Vado a chiamarvi mia moglie. Chiamatela. Sì, chiamo mia moglie. Eccola qua, mia moglie. Ma stavate a scoprire. Ma questa non mi sembra che quella che mi avete presentato prima. Quella non è mia moglie, lei. Lei è la sorella cucina, è Torina. È Torina la sorella cucina di mia moglie. C'è prima di dare una mano per il trasloco. E a questa qua la conosco, dottorina? Certo, è vostra nipote. Ma signore, la mia fata Tucchini che è rimanata in nome della vostra collega. Ma perché lavora anche lei là? Dottore,
Il diabete sta salendo, visto, è tutto un zavarotto. Oh. Se permettete, devo dire due parole con la sorella cucina e Torina. E Torina, non è che hai passato tanti chili vuoi, grazie. Sì, non me l'hai fatto che mi aspetti, ma tu quello io. E ci dico tutto un po' che stai facendo per vogliare la pensione lui. Ma non bro, io sto facendo tutta una cosa legale. Oh, beh, legale, allora sì, allora. Rorba, la vinaccia. Ti rompono un mese così. Ok, e già ce l'hai mi sacchi da caparro. Due mesi? No. Tre mesi? No. Ma che fai tu? Da che tu vuoi una pensione non riesci fin quando campa. E va bene. E va bene. Tu! Come non detto. Oggi, oggi venite a casa, venite. Venite a dare vota a vostra. Venite, oggi, venite. Ehi, come? E Tarì? Venite a casa, venite. Per merito mio, voi che ha barrato un altro cent'anni, e voi che ha cambiato cent'anni, siete voi che devo ringraziare di questa fortuna che mi avete dato. E non vi preoccupate, che al momento opportuno saprò ricompensarvi di tutto l'affetto che mi avete dato. Non vi preoccupate. E adesso, Torina, se è possibile, potete anche lasciarci, no, perché non c'è più bisogno. Non vi preoccupate, faccio rumani. Facciamo prima come sistemate quella mobiliazione. Eccellenza, ma chi sta rubando? Metti non lo dovevo tu, basta che te la vai a prendere perché abbiamo a che fare, forza. Eccellenza, ma che sei una compagnia vostra, eh? Ma che blasfemia. Che sei una donna con bambini. Accompagnami, mettila là, per favore, mettila là e vattene via. Ma questo cosa disse? Pigliatevi una pausa. Sentite, signore eccellenti, i documenti sono qui, sì. Vedete? Vostra moglie, dove? Ve la chiamo io, mia moglie. E ora? Sta qua, muovi. Vieni qua, ecco. Una schiattapapera, ma perché gli date così? Terrorizzi! E quella stava mettendo in posto gli scatoli, ha visto una... La topolone che sta... Non c'è la topolone! Guarda, ma è scemita! Ho derattizzato! Mamma mia, c'è sta una zoccola qua a fianco, ma non è la topolone! Non ce la faccio più! Non mi preoccupare! Voglio andare via! Firmatemi questi documenti, sì. Voglio andare via. Me la vado a chiamare, mia amica, me la vado a chiamare subito. Vera! Vera! A reggio di che? Vera! Vera! Se ne è andata a me. E poi come faci? Se ne è giù di me. Tocca! Arriverai. Tu lo sai che prima o poi sarai tornata, perché dopo tutto domani è un altro giorno. Via col vento. E io sono il tuo Clark Gable? Non fa tu storm così. Vera! Ma che la lontananza mia ti ha fatto male, eh? Ti sono venute i tic. Dottoressa. La dottoressa è Slasla. Ah, perciò tutto l'allisciamento. Vera. E chi sono tutti sti gente? E niente, la dottoressa è Slasla, devi firmare la carta. Dottoressa! C'è mia moglie Vera! E proprio Vera! È vera! Me la ricordavo più alta! Ma che scherzi fa la vista! Sì. Comunque, ditemi. Metta la firma qui. Così concludiamo questa faccenda e per due anni non metterò più piede in questa casa. Oh. Qui? Sì, sì, qua. Ecco fa. A posto! A posto! Ah, dottoressa! Ci vediamo fra due anni. Due anni! Eh sì, fra due anni! E meno male che si è conclusa questa faccenda! Arrivederci! Fra due anni! Due lunghissimi anni! Finalmente! Siamo riusciti a mettere sta fine! E mo' prima con chi ha cominciato? Tanto! Quello che dovevi tenere la tenere di mago buccio. Allora, per prima cosa. Pasqua, per prima cosa non parli perché sai che c'è di tu. I magi sfascati se sentiva là. Io me ne vado. Lo so. Voi mi tenevate in casa solamente per la pensione. Papà! Ma cosa stai dicendo? Statta zitto, che la colpa tiene pure tu. Lo so. Mi rendo conto che
mi sono fatto vecchio e posso dar fastidio. Qualche volta posso dimenticare le cose. Posso essere scocciante nella mia richiesta. Posso dar fastidio a qualcuno. Ma che ci posso fare? È la vecchia. Bisogna stringere i denti e andare avanti. E pensare che poi la vita è una ruota. Prima o poi toccherà pure a voi. La pazienza. La pazienza è quella con la P maiuscola, nessuno la usa più. Io e Pasquale avevamo raggiunto un accordo. Lui mi sopportava perché io portavo la pazienza e guardavo il creatore. Io sopportavo a lui per amore di mia figlia. Perché io per lei avrei fatto qualsiasi cosa. E mia figlia. Mia figlia ci sopportava entrambi, a me perché sono papà e a lui per amore dei suoi figli. E così, così potrei andare avanti all'infinito. Perché lo stesso metodo che usiamo in casa, lo usiamo fuori e con gli amici. Era mio papà. Noi non lo facciamo queste cose per cattiveria. Lo sai perché lo facciamo? Perché siamo umani. E perciò ho deciso, me ne vado, anche perché ho vinto, grazie alla mia fata turchina che mi ha dato 4 numeri della giocata e sono diventato ricca, così me ne vado in una pensione ricco, oh no? Ma papà! Papà, papà, ti sei caduto un'altra volta. Ma quando mai vi chiamato a papà a me? Quando mai? Allora vedi, è meglio che me ne va. Ma no, ma papà, e poi chi si mette pure te? Chi tu lavi? Chi tu cucini? Chi si prenderà cura di me? Eci, sarò lei la mia fata turchina e grazie a lei che ho vinto. E allora è giusto che divida con lei la mia vita. Sarà lei a prendersi cura di me. Certo, ma Pinocchietto mio! Come va? Come stasera? Ti ha già fatto la scena che ti ha leccato a barba e qua è puro buzzo, eh! Gli ha cucinato l'albero come da giubbarati, capito? No, sì, sì, però, sì, andiamo su! Va! Yo! 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 Come capito? Come fammi? In demone che la gente! Io non posso proprio forzare sto fatto! Uè! Vedi che le chiama e ha dato una soluzione! No, papà. Ma non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Perché tuo padre appena si accorge che chi è quella persona! Ma vedi che torni di corso con basta casa! E poi, basta! Basta! Siamo riusciti a provare la firma per questa benedetta pensione! Tu hai mi sa firma qua e padre... Una firmata! Ma con viaggio firmato! Padre, non ha firmato! Non serve a niente! Sta pensione non serve a niente! Hai visto? Allora chi l'aveva ragione? Aveva ragione! Perché tu pensi solo ai soldi, solo ai soldi, solo ai soldi! Non pensi che chi ti possa intimare che la... che la fiume, che la zingara! Che ne sai, quello che fa, se lo curo con me, me, se lo cucino, se lo lavo! Poi non lo posso pensare! Ma che bello, stai pensando? Lo saci, ma sto pensando. Fammi pensare. Fammi pensare. Fammi pensare. Finalmente che ho trovata. Ho incontrato vostro padre e mi ha dato l'indirizzo. Eccellenza, eccellenza, la signora ha voluto salire con forza. Io e mamma non volevamo. Manco che ne prese la fermata. Ma che succede qui? Che confusione. Catarro, catarro. Trita a catarro, trita. Ecco l'amore mio, l'ho trovato io. Bravo. Eccellenza, sta basta! Oh, abbiamo finito! Allora i capelli quanto posso venire a farli? Non lo so, veramente! Veramente io non posso farli più! Perché non mi sento troppo bene! Oh. Oh. Per favore, mia moglie! Non si sente bene! E i capelli dove me li faccio? Signore, vi faccio da una parte, se ci potete lasciare un attimo da soli, un poco di tempo da soli, assai tempo da soli! Ah, va bene! Andiamoci! Ma l'ha visto che bisogna una chianotte! Buonasera! Saluto, Catarro, saluto! Casimira, guarda a Mira! Arrivederci, sono la mamma! E un